Buonasera a quanti sono sintonizzati sulla trasmissione Una finestra sull'Isontino. Ancora una volta parleremo di edilizia residenziale pubblica e quindi di case ATER. Per quale motivo? Innanzitutto perché riteniamo di essere riusciti a fare un'azione comune, e quando dico un'azione comune tra persone distinte e distanti sotto l'aspetto politico, ma interessante al problema. E parlo quindi dell'incontro che è avvenuto tra chi vi parla e il segretario provinciale del SUNIA di Gorizia, Sergio Donda. Ebbene, abbiamo voluto affrontare assieme questa problematica, questo del problema casa, per un ovvio motivo, perché riteniamo che il problema casa non abbia colore politico, ma sia invece un qualcosa da esplicitare assieme per portarlo a soluzione. Ed ecco quindi che, iniziando a partire in ambito di discussione sulle case pater, che sarebbe quel gruppo di casette entrando in ronchi legionari alla destra per chi proviene da Udine, che sono delle casette realizzate ancora nel periodo bellico, che sono sostanzialmente assegnate con praticamente utilizzando la normativa dell'edilizia sovvenzionata e che dovrebbero trovare una sanificazione e quindi poter giungere effettivamente a un realizzo intensivo abitativo. Quando diciamo questo, lo diciamo e lo abbiamo detto come residenti proprio nell'ambito di Ronchi Legionari, perché siamo stanchi di vedere sia da destra quanto da sinistra questa condizione per cui in ogni occasione, solamente nelle occasioni delle elezioni amministrative, si parli della risoluzione di questo problema, ma poi sostanzialmente entra nell'oblio. Ecco perché abbiamo voluto iniziare sollevando questo problema. È evidente poi che ambedue siamo interessati a evitare quello che a nostro giudizio è uno sconcio politico-amministrativo, cioè non è possibile, dati ufficiali, ribadisco, dati ufficiali ATER del 2006, vedere che ci sono 333 alloggi non assegnabili purché pur essendo i medesimi sfitti. Alloggi che fanno parte del patrimonio dell'ATER e che è bene ricordare che l'ATER di Gorizia ha 4.613 alloggi. Cioè, su questa potenzialità quasi il 7,5% di questi alloggi non sono assegnabili pur essendo sfitti, semplicemente perché bisogna fare magari delle opere di rimessaggio e l'impianto elettrico e rifare le imposte o quant'altro, ma non è tollerabile vedere questa situazione. Anche perché è bene ricordare che l'ATER ha la facoltà di ricorrere anche alla trattativa privata, cioè di poter assegnare a chi vuole direttamente importi per questo tipo di rimessaggio fino a 19.999 euro. Questo è previsto per legge. E dinanzi a questa situazione dobbiamo ancora ricordare che recentemente la Giunta regionale ha fatto un intervento attraverso una delibera del 11 maggio del 2007 in cui dice effettivamente che c'è una necessità di 7.462 alloggi in tutto il Friuli Venezia Giulia, e utilizzando la delibera CIPE, che riconosce anche la tensione abitativa, una delibera CIPE la 87.103 del 13 novembre del 2003, si è percepito e si è visto che c'è la possibilità anche attraverso queste disposizioni di fare degli interventi specifici non solo nei capoluoghi di provincia ma anche nel comune di Monfalcone. E allora cerchiamo di riassumere. La regione Friuli Venezia Giulia, in base anche a quelle che sono le indicazioni che sono pervenute dalle ATER il 15 febbraio del 2007, cioè qualche mese fa, ha dato dimostrazione che sarà possibile realizzare 1.547 alloggi. Ebbene, di questi, per quanto riguarda l'area nostra, ci sarà, e quindi la provincia di Gorizia, ci sarà la possibilità di fare una serie di interventi utilizzando ben 80
9 milioni che provengono dalla regione. Però nonostante questi interventi ci sarà un fabbisogno residuo nel triennio e quindi al 2009 di 1128 alloggi. Cioè di queste persone che hanno diritto alla casa e che sono in graduatoria anche nel 2009 saranno escluse praticamente 1128 nonostante si possa realizzare 419 alloggi grazie a questo finanziamento. Guardando Monfalcone vediamo sempre che sarà possibile fare una serie di interventi, ma di alloggi nuovi verranno consegnati solamente 6, mentre sarà possibile sostanzialmente consegnare solamente 88 alloggi derivanti da alloggi di risulta. E anche a Monfalcone avremo alla data del 2009 290 persone che attenderanno ancora un alloggio. Come si vedono sono dati estremamente drammatici ed ecco perché abbiamo chiesto sostanzialmente l'intervento sia da destra quanto da sinistra per risolvere questo problema con un rimessaggio immediato dei 330 alloggi perché abbiamo dimostrato che esistono i finanziamenti. Vorrei chiudere ricordando ancora un'altra indicazione, quella relativa ai rifiuti, alla delibera di generalità del 22 giugno da parte della Regione e da questa abbiamo percepito un dato drammatico, cioè la stessa provincia di Gorizia ammette che sostanzialmente al 30 aprile del 2007 c'era una potenzialità solamente per 40 settimane della discarica di Pecol di Lupi, il che vuol dire che sostanzialmente al 31 dicembre non ci sarà più possibilità di portare rifiuti. E allora, caro Presidente della Provincia Gherghetta, ci dica dove è possibile e dove sarà possibile mandare i nostri rifiuti senza pagare un qualcosa di suppletivo e quindi bisogna rifare il piano provinciale dei rifiuti.